Bentornati su Memovia 7, esami in un mese. Quando l'ho saputo non ci volevo credere. E invece adesso ci credo. Non è una cosa tanto infrequente nello studio universitario in Italia, ma soprattutto è molto frequente per esempio in UK, dove ci sono, in realtà si dice, 3 semestri e quando finisce il semestre delle lezioni ti devi sparare tutti gli esami che c'hai in calendario nelle date prestabilite. Non puoi nemmeno cambiare data, avere appelli straordinari, rifiutare il voto perché altrimenti devi ridare tutto. Insomma, se loro ce la fanno, come fanno? Che metodo di studio universitario usano? Roba che a noi, quando ci mettiamo a studiare per un esame, sembra che i giorni ci volano, e in più, in linea con le leggi di Murphy, se può succedere qualcosa che ti mette i bastoni tra le ruote, succede. Allora, in questo video oggi vediamo la strategia d'esame quasi infallibile per dare più esami contemporaneamente alla stessa sessione, 2, 3, 4, fino addirittura a 6, 7 esami nella stessa sessione. E per fare questo dobbiamo fare un patto, ci dobbiamo togliere dalla testa che significhi dare e preparare 7 esami in un mese, che se no finiamo a correre appresso alle farfalline, tipo 7 esami in 7 giorni, che mi ricorda tanto quando qualcuno scrive: ragazzi, sono troppo felice, ho dato 4 esami in 3 giorni, tutti passati con voti altissimi, un privato, così vi racconto come ho fatto. Non ce la possono proprio fa. Questo video fa seguito a quello precedente in cui abbiamo parlato della strategia d'esame, del piano di studi per preparare più esami contemporaneamente nella prossima sessione. Quindi, se ti interessa, vattelo a guardare, perché costituisce una sequenza di video che ti accompagneranno appunto fino alla fine di questa sessione di esami universitari. E detto tra noi, direi che è il caso che finalmente ti iscrivi al canale, perché 2 volte a settimana pubblicherò i video di questa sequenza. Guarda, spero che ti debbano dare un libretto aggiuntivo per metterci dentro tutti gli esami che sosterrai. Nel video precedente ha destato scalpore nei commenti la tecnica blender, quella del frullatore, quella secondo cui se decidiamo di preparare 3, 4, 5, 6, 7 esami contemporaneamente non li consideriamo come separati, fanno tutti parte di un unico esame, pure se uno è orale, uno è scritto, uno è una tesina, oppure se sono materie veramente tanto differenti. Non ce ne frega niente, tanto il cervello butta dentro tutto nella stessa maniera, fa parte della costruzione di conoscenza. E poi, come abbiamo detto, se ce la fanno a farlo in UK o negli Stati Uniti, non vedo perché noi no. Però ci sono delle regole da seguire, perché sennò è impossibile. E spieghiamola questa tecnica blender. Sulla scrivania immagina di avere 2 scatoloni. Il primo scatolone contiene tutte le cose da fare, tutti i materiali da studiare nella giornata. Il secondo scatolone per il momento è vuoto, perché a fine giornata lo ritroverai pieno delle cose che avrai fatto. Quindi la prima divisione in due è fra cose da fare e cose fatte. E dentro le cose da fare ci vanno tutti i libri, le dispense, gli appunti, i riassunti, tutto quello che ti pare che devi usare per preparare tutti gli esami che hai deciso. Mano a mano che li fai, ovviamente senza distinzione, li butti nell'immaginario secondo scatolone. L'altro segreto è da quali materiali studiare per primi. Dentro sto primo scatolone parti dai materiali più grossi, l'abbiamo detto anche in altri video su come studiare bene e velocemente. Lo so che ti spaventa il materiale voluminoso, ma è quello che richiede meno tempo per l'elaborazione ed è quello che poi ti dà le fondamenta per affrontare i materiali più leggeri, le slide, le dispense, i riassunti, che possono essere usati per ripassare ma non per studiare in prima battuta. Richiedono troppo tempo per l'elaborazione, l'elaborazione è la cosa più importante che possiamo fare. Se perdi troppo tempo a elaborare per esempio delle slide che sono troppo sintetiche, quindi ti richiedono tanto tempo per l'elaborazione, non ce la puoi fare a preparare 5, 6, 7 esami durante la sessione. La cosa curiosa della tecnica blender è che in teoria non dovresti usare metodi di scrittura, sottolineatura, riassunti, schemi, ma se lo fai devi rispettare in ogni caso il blending, la tecnica del frullatore, e quindi devi scrivere tutto insieme. Cioè, se studi, se prepari 2 esami contemporaneamente, non puoi fare distinzione tra i concetti e le informazioni di uno
per esempio mettendoli in un foglio, e i concetti e le informazioni di un altro mettendoli in un altro foglio, un'altra cartellina. Deve andare tutto nella stessa blocco di cose, per esempio nello stesso foglio. Devi scrivere tutto di seguito, quindi se tu inizi a studiare l'esame 1 e ci fai mezza pagina, che ne so, di schemi, poi l'esame 2 ci riempi l'altra mezza pagina dello stesso schema. Lo so che ti sembra una follia, ma ricorda, stiamo lavorando per come funziona il cervello in estrema emergenza, quindi forzandolo ad apprendere più materie contemporaneamente, la maggior quantità di roba, tutta insieme nel minor tempo possibile, e quindi a creare connessioni tra le varie cose. Ricorda che il cervello funziona meglio quando crea delle connessioni, delle catene, dei collegamenti anche tra materie molto differenti. A quel punto impari velocemente, studi velocemente. Anche se sembra assurdo che uno impari più velocemente studiando in contemporanea inglese 2 e informatica. Ultima cosa, perché stiamo usando questa tecnica Blender? Forse perché in passato non ci è andato bene qualche esame, non abbiamo preso un voto come volevamo, e quindi rispondi sinceramente a queste domande nei commenti, che sono fondamentali. In passato, perché non hai passato qualche esame? O ci sei arrivato con l'acqua alla gola? Era una questione di metodi, di preparazione, di tempi troppo stretti? Quando hai studiato ipervelocemente e ti ricordavi tutto, hai preso un bel voto all'esame, che procedimenti hai fatto per studiare? Attenzione a quello che stiamo per dire, perché la tecnica Blender funziona, l'ho provata io, la proviamo con tantissimi allievi del corso Memovia Origin. E come abbiamo scritto nel libro I tre mostri da uccidere all'esame, funziona se rispettiamo le due caratteristiche di studente. Quindi per farla funzionare, i metodi che usi devono essere i più utili a te, al tuo tipo di studente e alla tua incarnazione, come descriviamo nel libro. Che vuol dire che qui sotto nei commenti scriverai che quando eri preparatissima o preparatissimo, stranamente non avevi fatto i riassunti, o avevi fatto un particolare tipo di schemi, o ti eri organizzato la giornata in un determinato modo. Ecco, tutte queste cose fanno parte della tua incarnazione, anche se ancora non lo sai, ma tranquilla, lo vedremo nei prossimi video, e dovremo far leva su queste caratteristiche per arrivare a preparare la maggior quantità di esami possibile in questa sessione e nelle successive. Riassuntino: dividi tutti i materiali in due scatole, parti dai materiali più voluminosi e scegli di fare solo i procedimenti che riconosci che ti hanno fatto bene in passato e che ti permettono di studiare bene velocemente. Se proprio ci tieni, fate pure qualche calcolo dei tempi disponibili. Ricorda che un CFU viene considerato intorno alle 15-20 ore di studio a casa, sui tuoi punti, sui tuoi materiali. Quindi fatti un calcolo e capisci se è il caso di preparare così e tanti esami tutti insieme, anche in funzione di quello che c'hai da fare. In linea di massima, il voto aumenta perché aumentano le ore di qualità che hai dedicato a quell'esame. Attraverso questa serie di video vogliamo darti più controllo, più empowerment, cioè il senso di farcela, di potercela fare anche a fare cose straordinarie. Poi la sicurezza che anche se decidi di preparare così tanti esami tutti insieme, poi non te perdi le cose per strada e non fai una figuraccia all'esame. Se ti piace quello che stai imparando in questa serie, metti un like, un cuoricino o condividilo con chi vorresti condividere quest'idea folle di dare così tanti esami tutti insieme. Scrivimi cosa ne pensi nei commenti, perché io ti rispondo sempre, e darmi i consigli per i prossimi argomenti da trattare. E mentre mi scrivi e ti iscrivi al canale per ricevere tutti i video della serie, io continuo a fare ricerca per la nostra impresa quasi impossibile, e ci vediamo qui molto presto.